Vuole la reciprocità, ci vuole il rispetto delle nostre regole e la reciprocità. Io non accetto, ho detto, di entrare in una piscina se l'uomo che sta in piscina con noi vieta in quel momento alla propria moglie, alla propria figlia di stare anche lei in piscina con noi. Io non entro in una piscina con uomini che non riconoscono la parità dei sessi. A dirlo l'europarlamentare Elisabetta Gardini, raccontando un episodio che le è capitato poco tempo fa in una piscina di Abano Terme. I terroristi potrebbero allegramente votare per la sinistra di Pittella, Renzi e di tutti quelli che dicono sempre sì ma, continuò poi Gardini, parlando di terrorismo e delle politiche portate avanti dal Parlamento europeo. Mi spiego, gli attacchi di Parigi sono attacchi trasversali, vuol dire che le cellule vivono abitualmente in un paese, ma l'attacco terroristico lo vanno a fare in un altro paese, perché approfittano di quel cono buio dove gli scambi di informazioni non ci sono ancora stati e quindi possono agire indisturbati. Questa è una responsabilità morale che la sinistra europea tutta si deve assumere, a partire dai colleghi che purtroppo siedono nei banchi socialisti e che sono del Partito Democratico di Renzi, che dice tutt'altro in questi giorni. L'onorevole Gardini ha poi annunciato che Silvio Berlusconi sarà in Veneto, a Mogliano, per una riunione di tutti i vertici nazionali di Forza Italia. La nostra regione è cara all'ex cavaliere, che la vede come motore dell'economia, dice. Noi con i nostri alleati abbiamo una competizione leale per fare la squadra il più forte possibile e gli avversari sono tutti dall'altra parte.